Ah, qua c'era qualcosa. Guardate, c'è un manifesto là dietro, non l'avevo ancora visto. Esamina, hai risolto l'enigma. 5 dobloni. Probabilmente non lo vedevo perché c'era prompto che mi ostacolava qua davanti al banco. Allora, Nicasfe. La chiave di volta sta tutta qui, ma c'è a chi piace dirlo coi fiori. Ai fiori piace stare fuori, tu cercali ma non ascoltarli, non farai errori. Potrebbe essere un anagramma. Sembrerebbe che io debba cercare dei vasi. Ma i vasi sono qua. Ok. I vasi sono qui. Qua non ci sono fiori. Alcune hanno i fiori, altre no. Questo potrebbe essere importante. Sono un po' rimasto interdetto dalla difficoltà e soprattutto dal non capire che cosa devo fare in questo enigma. Ho esaminato, guardato dappertutto questi fiori e anche quelli che ci sono al piano di sopra sul balcone, ma non sono riuscito a capire quale fosse il senso. Ho ricontrollato quella scritta che sembrava essere un anagramma. Vedo che nei vasi che sono disegnati, anche se sono molto rovinati, si vede che c'erano delle lettere disegnate sopra. Ai fiori piace star fuori, tu cercali, ma non ascoltarli, non farai errori. Però non riesco a decifrarlo, comunque, quella scritta fatta da questi 8 vasi. Questi 8 vasi sono palesemente questi. Questi 8, sono proprio 8 anche qua. Però non riesco a vedere nulla di strano. Quindi ho deciso di chiamare Ignis. Hai chiesto aiuto a Ignis. Sul manifesto c'era disegnato qualcosa che ritengo possa avere a che fare coi fiori. Cerca intorno all'hotel 8 oggetti legati ai fiori, vedrai che come i fiori ti diranno qualcosa. 8 oggetti legati ai fiori. Potrebbero essere i vasi. Ok, ho risolto l'enigma. In realtà avevo preso un foglio per provare tutti i possibili anagrammi. Poi mi è rivenuto in mente l'ordine e quel numero che avevo fatto. Quel numero che avevo pensato fuori quando ho visto i vasi con i fiori, in pratica 1, 2, 4, 6. C'è scritto che non bisogna ascoltarli, quindi ho pensato di togliere la prima, la seconda, la quarta e la sesta lettera ed è venuto caffè. Caffè per me ha senso, quindi la risoluzione è al caffè della Square Enix che c'è nella piazza principale. Quindi semplicemente. Non mi serviva andare fuori a cercare qualcosa lì, dovevo soltanto ricordarmi quali di quei vasi avevano i fiori e togliere le lettere relative dalla parola, quindi è venuto alla fine caffè. Caffè c'è, è una cosa che ha senso in questo gioco, quindi andrò qui a cercare l'ultimo indizio. Allora, qui non sembra esserci nulla. Qua nemmeno. Proviamo qua forse? Complimenti, hai risolto il terzo enigma. Fantastico. Doblone assassino. 5. Altre informazioni. Aia. Laddove le aquile volano in pieno giorno, cerca il verde che dà consiglio. Risolvi il quarto enigma. Allora, dov'è che le aquile volano in pieno giorno? Allora, potrei provare ad andare in cima a questa struttura. So che in cima c'è un'aquila. Ok. C'è una freccia fatta con le macchine verdi. Pensavo qualcosa di un pochino più
un pochino più complesso. Comunque, va bene. Grazie. Ora che abbiamo ricevuto le nostre informazioni, andiamo di qua. Avrei dovuto ricordarmi che queste macchine non c'erano prima. Ok, siamo arrivati davanti a un altro manifestino. Guarda avanti, guarda dritto. Tra nove c'è chi si distingue. Chi si distingue ti guiderà. Ok, sono le bandiere là dietro. Una è una freccia. Esattamente quella che sto toccando adesso con la testa di Noctis. Ok, devo andare lì. Qual è? Aspetta, è la 1, 2, 3, 4. È la quarta da destra. Molto bene. Questo era più facile di tutti gli altri. A meno che adesso non continui all'infinito, eh. Beh, qua intanto c'è un foglietto. Sarà la chiusura per ferie. Chiuso per festeggiamenti, ok. Ecco qua. Hai risolto il quarto enigma. 5 dobloni. Ce n'è un altro. Allora, giovane assassino, l'emissario dei Templari ha teso il suo inganno. Alcuni indizi erano suoi, ma tu sai discernere, perciò non demordere. Chiedi all'uomo fermo davanti a un edificio, ma prima dovrai dimostrargli che sei dei nostri. Avrai 5 secondi per rispondere alle sue domande. Le risposte sono su 3 distributori di carburante. Va bene, va bene. Allora, i distributori sono qua. Allora, leggiamo. Il primo dice: alla domanda numero 1 rispondi sì, alla domanda numero 3 rispondi no. Ah, ok. Questo non va bene. Alla 1 rispondi sì. Quindi sì, e vediamo l'ultima cosa dice. Sì, quelle cose non collimano. Alla 1 no. No, perdon, qua. Alla 1 sì, alla terza no. Alla 2 no, alla terza sì. Quindi queste non vanno bene. Questa mi sa che è l'unica. Una no e la seconda sì. Sono in azzurro. Queste sono in viola e anche queste altre sono in viola. Però queste in viola non collimano con quelle che ho letto nella prima, quindi secondo me sono giuste quelle azzurre. Quindi no, sì. Mi mancano gli indizi sulla terza. Da sto lato nulla. Questo è un tizio fermo davanti a un edificio. La verità tra le menzogne. Sai trovare la verità tra le menzogne? No. Do you believe a truth within a lie, wrapped in a falsehood tinged with truth, constitutes a lie? Ok, adesso mi sta mettendo in difficoltà e dico sì. Do you believe lies are evil? E la terza non dico niente. Complimenti, Congratulations on ahaha. solving the riddle. Come hai fatto? L'ho letto sul Okay. distributore. Now Che you see c'era what qua I got. davanti. Dalla terza I non mean, avevo I just ignored what was written informazioni. on the red gas pumps. E Very resourceful. quindi ho Perhaps this dovuto message is your dire first nulla. clue. Hai ricevuto un pezzo di carta. Ok, Lestal mi ha parlato di te, giovane assassino, e ho deciso di scriverti. So che l'inganno dei Templari ti ha sviato, ma tu cerca la farfalla e la troverai l'emissario. Non posso garantirtelo, ma la mela non è ancora perduta. Fa presto. La mela parlerà di New York? Non mi ricordo dove sta la farfalla. È qua. Ci mettiamo un segnetto. Troverò un emissario. Quindi forse si sta risolvendo la cosa. Potrei aver raggiunto l'ultimo. Ok, l'emissario potrebbe essere la ragazza che mi aveva detto che non ci capiva nulla. Vediamo. Hai visto un emissario? Sei tu l'emissario? Wait, are you the one I'm looking for? Me? Mi dispiace deluderti, Sorry ma non to sono qui disappoint, per but I'm just giocare. here to play the game Ma like sono qui you. per giocare proprio come te. Non mentire. Don't try to hide Lo it. so che sei tu. I know it's you.
Sta ridacchiando. Complimenti, ce l'hai fatta. Abbiamo fatto cosa? A finire la caccia al tesoro, meritate un premio. Ah, abbiamo bastava parlarci. Grande caccia al tesoro. Missione compiuta, hai ottenuto l'emblema della verità, che è una roba che probabilmente ha senso con Assassin's Creed, ma non con Final Fantasy. Quindi lo prendo e boh. Se lo tieni con te ti porterà fortuna. Magari è un... è un accessorio. Quasi quasi ci vado a vedere. Vediamo un po'. Non è nell'equipaggiamento, sarà nell'inventario. Controlla. È un oggetto di questi. Emblema della verità. Stemma di antica manifattura su cui è visibile la scritta Il Viola è menzognero. Ok. Ora però voglio andare a vedere quel tizio laggiù in fondo se mi dice qualcosa. Perché sono rimasto con la cosa che lui c'entri con la caccia al tesoro, quindi anche perché si chiama proprio così. Si chiama proprio tizio della caccia al tesoro. Niente, non mi ci fa parlare, non mi fa andare oltre. Custode del tesoro. Niente, ci ripenseremo in un altro momento. Parliamo con Prompto, guardare gli appunti. Qui le cose non sono finite. Sembrerebbe che non siano finite. Infatti c'è ancora il punto interrogativo qua. Questo è un po' strano. No, qua mi fa ripartire. Guarda, abbiamo vinto la caccia al tesoro. Pare che questo tesoro però sia solo l'inizio. Perché no, basta. L'inizio di cosa? Di un'altra caccia, a quanto sembra, ancora più difficile. Beh, l'ultima era stata una vaccata. La vera caccia al tesoro, cerca la mela dell'Eden. Ok, le cose si complicano. Prova a fidarti non solo ai tuoi occhi, perché ciò che vedi non sempre corrisponde al vero. Signore e signori, è cominciata la vera caccia al tesoro degli assassini. Solo chi riuscirà a svelare il segreto dell'emblema della verità arriverà al tesoro per eccellenza. Ok. E io non ho un punto di riferimento per questa cosa. Parliamo con Prompto. Chiedo aiuto a Ignis subito. Quanto vuoi farti aiutare? Io non so proprio nulla. Un pochino. Guarda bene nell'emblema. Ah, ok. Buono, andiamo a vedere. Inventario. Stemma di antica manifattura su cui è visibile la scritta. Non posso cliccarci. Non ho nessun altro modo. Però dice il viola è menzognero. E questo è già... sembrerebbe qualcosa. Riproviamo. Un po'. Capire di che articoli si tratti guardando una foto non è semplice. Per vedere, a volte non basta solo guardare. Come si può dire allora? E per vedere, a volte non basta solo guardare. Proviamo con l'ultimo indizio. L'emblema dice che il colore viola è della menzogna e la scritta sul manifesto col fulmine era viola. Ah, quindi niente, devo guardare gli altri manifesti e cercare di capire. Quindi, per esempio, questo qua è quello della nuvola. Un assassino deve potersi muovere leggero. Vendi tutti gli articoli che non servono. Questo è rosso e non ci credo. Giovane assassino, ok, qua ci sono altre scritte. Farò un po' di tentativi. E poi cercherò, se, quando comincerò a capire qualcosa, vi farò il resoconto delle mie lucubrazioni. Inaspettatamente, girando sulla strada principale, quella ancora carrozzabile, vicino a uno che a un punto che era un ristorante, poi vi farò vedere sulla mappa
qual era, ho trovato una, sembrerebbe un palo della luce o comunque una colonna con un messaggio in cui diceva di non venire assolutamente dove c'è il simbolo della luna. A quel punto, girando, sono tornato proprio dove c'era la luna e finalmente il tizio davanti al tesoro, comunque al simbolo della luna, mi ha parlato con una cutscene e mi fa questa domanda. Io in tutta sincerità direi rosso e viola come colore della menzogna, perché finora sono stati gli indizi che non ho seguito. A dire il vero, io ho seguito il viola per arrivare fin qua, quindi io potrei dire soltanto rosso. Then prove to me you're worthy. Gli hai mostrato l'emblema della verità. Non siamo ancora degni per passare. Abbiamo risolto tutti gli enigmi. Cosa ci manca? Hai ricevuto un foglietto. Ho sentito parlare di te dalle stalle. Se sei davvero tu il giovane assassino, dimostra di essere uno di noi. L'ultimo indizio è sul retro di questo foglio. Dietro c'è scritto qualcosa. Allora, i Templari ci hanno teso proprio un bell'inganno. Non so cosa ti abbiano raccontato, ma se c'è una cosa vera è che non è un solo colore che rende una verità menzognera. Rifletti ancora. Cosa è vero e cosa no? Chi dice il vero e chi no? Quando leggerai questo mio messaggio, io non ci sarò più. Questo è il mio ultimo indizio. La verità ti sta aspettando, raggiungila. Allora, abbiamo una serie di simboli e abbiamo una data lassù in cima, 49401. 49401. Quindi sono 10 simboli. Se io prendessi in considerazione quel numero, cioè il 4, il sole, il 9 sarebbe il fiore. Però lo 0 non avrebbe assolutamente senso. Però qualcosa deve voler dire quella scritta. Prompt ha preso degli appunti. Prompt ha aggiornato la mappa. Allora, cosa c'è sulla mappa in più? Niente. Ah, ci sono dei simboli rossi. Ma forse c'erano già. No, non c'entra nulla. Allora, intanto vi faccio vedere dove era quel punto dove ho trovato l'indizio per arrivare fino a lui. In realtà io c'ero andato a parlare con il tizio della luna, ma non mi diceva nulla finché non avevo letto quest'altro indizio, che è qui. In questo palo c'è scritto: giovane assassino, dimentica il tesoro, non azzardarti a venire sulla luna. Dobbiamo interpretare l'ultimo messaggio. Chiediamo aiuto a Ignis. Il colore della menzogna non si riferisce solo alle scritte. Questo significa che tutte le indicazioni dove vedi, che vedi dove c'è qualcosa di viola, sono false. Perciò, ok. Sul manifesto con la farfalla viola c'è scritto che il rosso è menzognero, ma non è vero, quindi il rosso diventa automaticamente vero. E anche l'emissario di vicino ha mentito, ha detto di non perdere l'emblema, di tenerlo sempre con te, e invece... E quindi devo liberarmene? Devo lasciarlo? Sì, perché tra l'altro avevo trovato anche un appunto che mi diceva lascia tutto. Sul cartello con la farfalla viola c'è scritto che il rosso è menzognero, ma non è vero. E anche l'emissario ha mentito. Andando sotto, avere l'emblema non servirà, ma cosa bisogna fare allora per trovare il tesoro? Visto che sappiamo che il rosso non è menzognero, ti consiglio di tornare dove c'è la stella e rileggere. Ok, mi sembra di ricordare che la stella ti dica di lasciare i miei averi. È qua la stella da qualche parte. Bella come idea comunque. Con i messaggi che cambiano il loro significato a seconda del momento in cui c'è la caccia al tesoro. Allora, qua con la nuvola c'è un indizio importante, quindi. La nuvola mi dice di mollare tutto. Un assassino deve potersi muovere leggero. Vendi tutti gli articoli che non servono. Questo... Proviamo. Proviamo. Se è roba utile, non me la farà vendere, dai, non ci voglio credere. Andiamo da un negoziante.
qui c'è un negoziante, se non sbaglio. Ok. Vendi. Allora, andiamo a vedere se mi fa vendere l'emblema della verità. Me lo farebbe vendere. Proviamo. E adesso che non ce l'ho, torno lassù dal tizio con la luna. Proviamo. L'avevo già visto quel messaggio, ma siccome era rosso, non me ne ero interessato. Del resto era inquietante. Spero che basti, perché non ho voglia di vendere le pozioni, tutta quella roba lì. Non è l'emblema da mostrargli. È vero. Vorresti entrare senza mostrarmi la prova? E io come faccio a sapere che siete degni veramente? Di reale non c'è nulla, ma tutto è permesso. Ottimo, potete entrare. Ah, bastava questa frase buttata lì. Ma come facevi a saperlo, Noct? La farfalla accanto alla ragazza era viola. Tutto quello che ci ha detto e dato non era vero, neanche il premio. Sei un genio. Bello, bella idea. La strada è libera. C'è una porta dove nasconderci. E c'è l'ultimo, direi, foglio da esaminare. Giovane assassino, se stai leggendo questo messaggio significa che le insidie tese dai Templari non ti hanno fermato e che hai risolto il mistero. La mela dell'Eden è salva, ma in pericolo. Prima o poi qualcuno tenterà ancora di impadronirsene, ma noi non temiamo nulla. Noi non temiamo perché sappiamo che ci sarai tu a difenderla. O lo farai con questo scudo che con orgoglio ti affidiamo. Ah, mi date uno scudo, tra l'altro uno scudo egizio. In tema con il nuovo Assassin's Creed. Ci sono altre informazioni. Il mondo è pieno di menzogne e verità. Verità che non lo sono, menzogne che paiono vere. Proprio per questo il mondo ha bisogno degli assassini come te, che con occhio acuto sanno discernere il vero dal falso e che con coraggio soffocano l'oscurità con la luce dell'intelletto. E proprio per questo io ti affido la città, con la certezza che saprai difenderla come ho fatto io. Ora va e continua a tenere viva la leggenda. Lestal, che quindi è l'eroe di Lestalium, che penso che si rifaccia proprio a lui, non ricordo se se ne parlava nel gioco, potrebbe essere una figata se se ne fosse già parlato in tempi non sospetti, ma non mi ricordo proprio, però potrebbe. Quindi, la caccia al tesoro è conclusa, direi. Parlo ancora con lui, no, non mi fa... sì, mi fa parlare. Non è cosa da tutti, dovete essere orgogliosi. Beh, a questo punto abbiamo finito con la caccia al tesoro, quantomeno. Quindi possiamo dedicarci a tutte le altre cose. Abbiamo ancora gli stendardi e gli accordi nascosti. Come siamo messi con gli accordi nascosti? Che ne ho soltanto 3, devo trovarne 20. In questo momento in città non ci sono più gli imperiali, quindi devo fare in maniera di farli ricomparire. Io direi che l'unico modo è quello di ricaricare il salvataggio, semplicemente. Quindi salverò e poi ricaricherò.